Commozione e strazio nella chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo di Palma di Montechiaro per i funerali di Alessandro Pesca, il bambino di 4 anni morto martedì scorso, forse a causa di uno shock anafilattico dopo un'iniezione di un antibiotico. Di fronte all'altare la bara bianca e la foto del piccolo, guardata per tutto il tempo della Santa Messa dai genitori seduti in prima fila e circondati da parenti e da tanta gente comune. Durante l'omelia, Dosen Pazienkenta ha cercato di dare forza ai familiari distrutti dal dolore. Non è facile accettare la morte quando arriva in questo modo, ha detto il parroco. Bisogna accettarla, ci rincuora il fatto che in questo momento Alessandro si è già unito agli altri angeli. Noi, ha proseguito il parroco, abbiamo la responsabilità di dare risposte. Alla fine della Santa Messa, gli alunni dell'Istituto Comprensivo Angelo d'Arrigo, dove Alessandro frequentava l'asilo, hanno fatto volare in cielo decine di palloncini bianchi. Con la perdita di Alessandro la nostra comunità si sente molto più povera, ha perduto una parte preziosa, ha perduto un nostro angelo. Alessandro era un bambino affettuoso che non passava inosservato proprio perché ci veniva a salutare e ci stava vicini. Il suo ricordo è indelebile nei nostri cuori. Oggi ci sentiamo tutti più poveri, molto tristi, addolorati. Sul fronte dell'inchiesta, ieri pomeriggio, nella sala mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, sulla salma del piccolo Alessandro, il medico legale Livio Milone dell'Università degli Studi di Palermo ha eseguito l'autopsia. Entro 60 giorni saranno depositati i risultati dell'accertamento autoptico disposto dal sostituto procuratore Santo Fornasier. La morte del bimbo sarebbe avvenuta a causa di uno shock anafilattico poco dopo la somministrazione di un antibiotico per combattere un raffreddore. Nell'ambito delle indagini, i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno sequestrato le scatole dei farmaci somministrati su prescrizione del medico di famiglia.